Amici di Mirato di Rado, bentornati. Anche oggi c'è ben poco da togliere, anche se rispetto allo scorso video c'è qualcosina in più. Questo perché sto utilizzando da lunedì il Gillette Rocket 500 HD. Dentro c'è una Gillette Ruby da lunedì, quindi questa è la sua quinta rasatura, giusto? Non mi sto sbagliando. Martedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, sesta rasatura. Stavolta non ho saltato giorni perché ho dormito. Utilizzerò la linea Maremoto di Officina Artigiana perché sto cercando di capire come si muove, diciamo così, le sue dinamiche, visto che è il primo sapone di questa serie di produzioni che ho. Quindi ve lo mostro, eccolo qua, Maremoto. Ok. Scatole e scatoline. Io poi inizialmente me le conservo, dopo un po' vi faccio fare un volo dalla finestra, che mi rendo conto che magari mi occupano soltanto spazio. Sto utilizzando in questo periodo un po' sempre le stesse cose. Per esempio anche il pennello e il Manchurian di Frank Shaving, sempre quello insomma, quindi non sto variando più di tanto, perché comunque la rasatura quotidiana la sto vivendo come se avessi poche cose, ok? Come se avessi un pennello o due, come se avessi, non lo so, mi sto divertendo a modo mio. Allora, io andrei sembra un russo che si presenta. Io andrei. Lasciate perdere, il sabato mattina è pericoloso lasciarmi da solo in giro perché poi partorisco cazzate mostruose. Ok. Quando i saponi hanno le confezioni larghe per poterci girare dentro il pennello come si deve, per me è una gran cosa. Nel frattempo ho ricevuto diverse conferme del fatto che Maremoto è molto aderente al suo originale di ispirazione, cioè Megamare di Orto Parisi. Ho ricevuto tantissime conferme. Non sono ancora riuscito a provarlo. Mi hanno detto che in rete posso trovare dei campioni a pochi euro, dei campioncini a pochi euro, e farò così. Niente, qui io starei fino a stasera.
Io vado parecchio di acqua, magari in viso sembra che il sapone mi sviluppi in maniera eccessiva, ma quando poi il prodotto è capace di mantenere l'acqua e non di essere soltanto uno schiumone, allora poi c'è la condizione ideale per me per far passare finalmente la lama. Eccolo qui. Qui c'è un pelo. Dai, eccolo qua. Un pelo del pennello. E io li trito sti pennelli, che devo fare? Anche qua sotto c'è un altro. Mazza quanti ne perde, oh. Ce l'ho fatta. Eccolo qui. Altri cadaveri? No, va bene. Gillette Rocket 500 HD con dentro una Gillette Ruby. Vamos. Ricordo Gillette Ruby in sesta rasatura. Nel frattempo sto anche ricevendo delle testimonianze, magari nei commenti sotto i video, in cui mi dite che utilizzate le lamette anche per 2 settimane, anche per tantissimo tempo, ci fate 10 rasature, qualcuno anche di più. Se avete una barba tale da consentirvelo, va benissimo. Un montaggio da sciavetto praticamente. Però mi sento molto a mio agio con un montaggio così idratato, perché posso poggiare la lametta e non trovo difficoltà. Qui c'è un cosetto che spero non salti, ma anche se dovesse. Queste mattine avevo sempre il rivoletto di sangue che scendeva.
Ok. Primo giro concluso in maniera del tutto soddisfacente, andiamo col secondo. Il pennello che gira sul mento. Strizzo il pennello e vediamo se mi è sufficiente. Sono andato un po' oltre con l'acqua, però a me non dispiace. Faccio come Andrea che in uno dei suoi ultimi video ha fatto il montaggio da barber turco. È proprio da barber turco, eh. Gli schiumoni inconsistenti. Però se mi danno scorrevolezza, perché no? Cioè, questo è uno di quei montaggi che qualcuno butterebbe via. Vediamo, dai. Sperimentiamo, proviamo un pochino. Agilissimo qui sotto. Perfetto. Sotto il baffo qui bagno schiuma, eh? Però funziona.
Però funziona, c'è poco da dire. Vorrei fare un passaggio assassino, ma non ho più sapone. Sì, va bene, lo posso riprelevare, però... Vediamo quanto riesco proprio a spremere ancora di più. Mi devo muovere, perché altrimenti se ne va. Mi devo muovere. Perfetto. Bene. BBS assoluto, come mi capita da qualche giorno a questa parte. Le Gillette Ruby inizialmente mi sembravano un po' scorbutiche, però credo che quando un pochino si lasciano andare e perdano un po' il filo, possano diventare delle lamette più amiche, di perdere un po' quella verve belligerante che hanno all'inizio, poi soprattutto dentro un twist open che sì, ho imparato ad apprezzare, ma non ancora perfettamente ad usare. Il Gillette Rocket 500 HD, che mi fa pensare alla prima canzone rock mai esistita, Rocket 88 del 1951, Jackie Branson, ragazzi, la band di Ike Turner, cioè qui siamo veramente a dei livelli pazzeschi. Quella canzone poi, tra l'altro, curiosità, venne pubblicata come Rocket 88, Jackie Preston and his Delta Cats, che non esistono, i Delta Cats non esistono, era la band di Ike Turner, però per non accreditarla ad Ike Turner, ma Jackie Preston, e dare questo velo di band, manovra di marketing, si inventarono questi Delta Cats che poi non esistono. Tra l'altro, perché il primo pezzo rock della storia, accreditato come primo pezzo rock della storia, anche se poi andate a vedere è classificato come blues, però perché pare che nel trasporto degli strumenti e dell'attrezzatura ai Memphis Studios cadde l'amplificatore e si ruppe. Nel sistemarlo, prima di registrare, qualcosa non andò per il verso giusto. Lo sistemarono, ma rabbattato un po' alla buona. E quindi venne fuori un suono distorto, non pulito come solitamente era. Per cui nacque il primo distorsore. E quindi la prima chitarra elettrica distorta, primo pezzo rock della storia. Questo secondo i canoni. Sapevate questa storia? Miei cari, io ho condotto per qualche anno un programma a tema rock su alcune radio FM del Sud Italia, quindi ho avuto necessità di imparare tanti aneddoti interessanti per intrattenere il pubblico, quindi qualcosina mi ricordo ancora. Quindi il Rocket per me è un ottimo rasoio, perché rispetto al flare tip ha quel grado di presenza in più, perché la testina è un po' diversa, ha quel grado di presenza in più che io percepisco e che mi piace di più rispetto al flare tip. Come rasoio quotidiano lo trovo perfetto, e lo trovano perfetto anche i nostri nonni che lo utilizzavano, per cui
non sto dicendo niente di nuovo. E tutta questa configurazione, nonostante io abbia fatto un montaggio ai limiti della decenza per alcuni che fanno video come me, mentre per altri che magari fanno la barba per professione, vedasi Barber Turco, ma anche i barbieri, un montaggio del genere potrebbe essere tranquillamente da chavette, non si racconterebbe nessuno. Io ho caricato d'acqua, ho esagerato con l'acqua, però tutto sommato è andata benissimo. Cos'altro dirvi su questa rasatura? Ma poco altro, fondamentalmente. Io tutta la settimana che mi rado così, da lunedì, perché domenica ho preso una pausa, domenica scorsa, perché quando gioco a soft air non mi faccio la barba al mattino, perché non voglio stressare la pelle per poi esporla a bosco, fiume, no? Aria selvaggia, quindi non vorrei che magari passando una foglia mi tocchi il viso, mi faccia reazione, ma poi anche perché io non so radermi senza avere un profumo addosso, e se poi sono nel bosco e sentono il mio profumo da lontano, vi garantisco che è successo, non a me direttamente, ma cioè nel senso non ero io quello che è stato sgamato dal profumo, ma un altro amico che mi ricordo quando ci salutavamo al mattino, eravamo avversari fino a qualche tempo fa, poi siamo diventati compagni di squadra, ora lui non gioca più, però quando eravamo avversari, quando ci salutavamo, lui era sempre profumatissimo, e un giorno gli dissi: ma guarda che così ti trovo, sì, vediamo. Un giorno pattugliamento tranquillo, attacco e difesa, quindi i difensori piazzati in dei punti e noi in pattuglia a cercarli. Non proprio a caccia, ma in pattuglia, tranquilli, così, insomma, pronti, però un pochino più di passeggio. A un certo punto io guardo gli altri, stanno da queste parti, come hai fatto a capirlo? Sento il profumo di quell'asino lì, che stamattina si è improfumato come sempre, e quindi infatti erano lì da quelle parti, quindi si sentiva pari pari, quindi questi episodi anche carini tra di noi. E beh, il Manchurian di Frank Shevi, che ve ne ho parlato già diverse volte, qualche setolina l'ha persa, ma insomma, rimane sempre un buon pennello. Ciuffo che a me piace, manico, questo ciuffo si potrebbe rimontare su un altro manico molto più carino. Lo metterò a bagno, così il sapone finirà di sciogliersi. Anche se poi ne è rimasto ben poco nel pennello, quindi credo che tra qualche minuto, insomma, sarà pulito, lo potrò asciugare e mettere via. Nel sapone qui c'è un'altra setola del pennello che provvedo a rimuovere. Ok, fatto. Ho fatto un prelievo abbastanza asciutto, quindi posso richiudere senza troppi problemi e mettere via. Sono veramente molto curioso di provare Megamare, e se trovo campione anche di acqua di sale, perché sono curioso un po' di queste fragranze particolari che si ispirano al mare. Ora io mi incendio il viso con l'after.
Ok. Domani non vado a giocare a Softair, domani ci prendiamo una giornata di riposo e stiamo con le famiglie. Non è escluso che io possa fare un altro video, quindi magari ci vediamo anche domani. Che tanto adesso la barba è quotidiana, quindi ci vediamo anche domani. Io credo che utilizzerò lo stesso rasoio e la stessa lametta, ma cambierò prodotto. E forse anche il pennello, perché così magari, quindi il rasoio lo rimetto via, lo poggio nella Barbolis. Magari se lo apro l'asciugamano sventola un pochino meglio. Devo ancora trovare la color correction giusta per i video, perché adesso ho sostituito la luce qui della lampada sullo specchio e ho anche messo il lampadario finalmente. Avevo la lampadina appesa fino a qualche tempo fa. Ho messo 3 faretti, 2 sono direzionati verso lo specchio, quindi dovrebbero poi tornarmi di riflesso, e uno, quello centrale, direzionato dietro, quindi illumina Luigi, illumina un po' lo sfondo. Se lo riterrò opportuno, magari installerò, forse penso proprio che lo farò, perché penso sia una buona mossa, installerò anche 2 piccoli pannelli LED ai lati con le ventose, quindi così li posso attaccare allo specchio e poi staccare all'occorrenza, oppure li posso anche attaccare a quel po' di piastrella che ho ai lati. Comunque mi inventerò qualcosa e cercherò di curare meglio l'illuminazione, perché anche se è carina, è anche un po' creativa questa cosa qui, perché ho tarato la Sony in maniera tale da avere questa configurazione, non la voglio usare in automatico perché non mi piace come registra in automatico, mi piace questo clima un po' cinema, però comunque vorrei sfruttarla al meglio. Detto ciò, dai, facciamo che ci vediamo domani, rimaniamo così. E io mi godo BBS per tutto il giorno, perché vi dicevo però oggi c'è qualcosa in più da tagliare a inizio video, perché il Rocket effettivamente non è così incisivo come l'R41, anche se il BBS poi è lo stesso, quindi cosa significa? Che comunque la sensazione al tatto che ho io è la stessa, ma il taglio del pelo con il Rocket è proprio a filo di pelle, mentre con l'R41 potrebbe essere che sia più in profondità e quindi sento la ricrescita con più ritardo. Con il Rocket la sento già in serata, ok? Quindi il giorno dopo ho da tagliare senza preoccuparmi di boh, che faccio? Perfetto. Ancora grazie per la compagnia, oggi in premiere, domani però se esce il video esce così, credo, boh, non lo so, poi vediamo. Grazie ancora, buon sabato sera, a domani, ciao da Manuel e da Mirando di Rato.